Tutto pronto per la palla 2, ricordiamo, sedicesima giornata del massimo campionato di basket italiano di fronte romana, Reyer Venezia e Banco di Sardegna, Dinamo Sassari. Primo possesso per la formazione di casa. Clark in palleggio, cerca Shevchik, anticipato da Plisnic, molto bene. Il passaggio alto-basso e buona combinazione tra i lunghi. Allora, prima scelta tattica di Sassari, marcare davanti nettamente di anticipo, molto importante come questa. Devo dire che la Reyer ha il suo piano gara e lo sta rispettando dall'inizio fino adesso. Idee molto chiare in attacco. Molto anche che abbia fatto bene il derby dal punto di vista dell'intensità, perché la Reyer ha davvero aggredito sulla cresta di quell'onda bellissima della vittoria. Sì, diciamo che la Reyer sembra entrare anche la parte del numero 18 Vannuzzo. È chiaro che con questo quintetto Sassari tirando da tre punti contro i due lunghi di ruolo della Reyer non ha chance di rimbalzo offensivo. Più 11 umana, palla per Shevchik e il canestro. E qua ovviamente Reyer che fa valere anche la fisicità sotto le planche. Sì, però terza giocata, diciamo, fotocopia della Reyer. Un attacco in movimento questa volta di Sassari che ora passa a zona 2-3. Vediamo come Venezia attacca la zona avversaria. Bowers, un posto alto, lo scarico per Shevchik, l'errore, prova a contestare il pallone Young e finisce col servire Shevchik, schiacciata del polacco. Bene, molto reattivo il polacco, pronto su questo pallone vagante, due punti comunque importanti. Molto merito anche da parte di Alvi Young che era andato sotto la Dinamo. 43 Banco di Sardegna in difesa, 55 umana Venezia in attacco. Clark 5-38 al termine del terzo periodo. Shevchik intanto lontano da canestro, avrebbe lo spazio per il tiro, lo sfrutta giustamente al segno Shevchik. Ci ha pensato anche un po' su stavolta. Sì, diciamo che il suo avversario gli ha lasciato troppo spazio, seguito da Sassari, situazioni di pick and roll, De Vecchi, Sacchetti, cambio difensivo della Reyer, si è trovato Kiki Clark su Sacchetti, giustamente De Vecchi lo ha servito e da quella situazione poi è nato l'assist per l'americano. Fantoni per Shevchik da tre punti, non fallisce il polacco, altra tripla per lui. Veramente fa un gran lavoro sul suo uomo, ma è comunque anche sempre pronto, un collante ad aiutare, andare a prendere sfondamenti come abbiamo visto in precedenza. Più 10 Reyer, palla in mano Shevchik per Alvin Young. Shevchik la schiacciata, altro canestro nell'area dei 3 secondi per l'umana. Molto bene il pick and roll eseguito dalla Reyer. Adesso lo possiamo dire, brutta brutta serata per Travis Diners. Sì, io comunque sottolineo l'approccio difensivo della Reyer fin da inizio gara, perché contro giocatori di grande talento come quelli di Sassari è importantissimo non farli entrare in ritmo partita, non far sì che trovino fiducia. Quindi la Reyer è stata abilissima da questo punto di vista.